Ciao a tutti, sono Lara Stefano e oggi vi parleremo di una questione storica molto importante, ovvero l'incoronazione di Carlo Magno. Ma prima vi parleremo un po' di lui. Carlo Magno fu uno dei più importanti imperatori d'Europa, infatti il suo regno durò 46 anni. Carlo Magno nacque nel 742 d.C. e morì nell'814 d.C. Sotto il dominio di Carlo Magno ci furono numerose popolazioni e quando un re governa su numerose popolazioni dopo averle conquistate può essere definito imperatore. Il Papa era un grande alleato dei Franchi, barbari che si erano già convertiti alla religione cristiana. Purtroppo in quegli anni il Vescovo di Roma subiva le angherie dei Longobardi, anche loro già convertiti alla religione cristiana, ma volevano solamente i suoi territori. Quindi il Papa chiamò il re dei Franchi, Carlo Magno, e Carlo Magno chiese subito un'alleanza con i Longobardi, sposando la figlia del re, per contenere le loro ambizioni. Non funzionò, continuarono a dare problemi i Longobardi al Papa, quindi questa volta Carlo Magno non ebbe pietà contro di loro e li sconfisse nella battaglia di Pavia, proclamandosi Rex Francorum et Longobardorum, che significa re dei Franchi e dei Longobardi. Sotto il regno di Carlo Magno i Franchi conquistarono molte altre popolazioni, tra cui nel nord Europa gli Avari, Bavari e Sassoni. Carlo Magno oltrepassò con successo i Pirenei, sottraendo territori agli Arabi che si trovavano nell'attuale Spagna. Carlo Magno con i suoi avversari fu spesso molto spietato e liberò l'Italia dai Longobardi, tenendo sempre una politica più accorta. Carlo Magno restò sempre fedele all'alleanza con il Papa. I domini dei Franchi ormai erano davvero tanti, quanto quelli sottomessi. Il loro non era più un regno, ma era l'impero più grande d'Europa. Nella sera del Natale dell'Ottocento, Carlo Magno si diresse nella Basilica di San Pietro sotto invito di Papa Leone III, che sapeva bene cosa volesse dire Romano Impero. Dice la tradizione che dovette salire sulle ginocchia le scale della Basilica. Questo forse per far capire che Papa Leone III fosse più importante. Una volta entrati, sotto ordine, sempre, Carlo Magno dovette inginocchiarsi su un disco di porfido rosso che tuttora si può ammirare nella Basilica di San Pietro. Racconta inoltre la tradizione che Papa Leone III incoronò Carlo Magno imperatore del Sacro Romano Impero. Maragna, l'impero romano d'Oriente c'è ancora in Europa? Sì, infatti i bizantini non ne furono affatto contenti. Non credevano che un barbaro potesse essere considerato un erede, soprattutto perché i veri eredi dell'impero romano, ovvero i bizantini, i romani d'Oriente, erano proprio loro. Insomma, il Papa nominava e benediceva sopra gli imperatori. Nel prossimo video cercheremo di spiegarvi proprio l'importanza che la Chiesa di Roma stava assumendo durante il Medioevo.